Martedì 13 agosto. Se vi dico say my name, di il mio nome, ma l'avrete capito dove siamo. Ad Albuquerque, sempre nel New Mexico, a un'ora di distanza di macchina da Santa Fe. E avete già capito il perché ci siamo fermati in questa città. Se siete grandi appassionati di Breaking Bad, lo capirete. E soprattutto gustatevi un video ad hoc che realizzerò e pubblicherò sul mio canale con tutte le locations più importanti. Per quanto riguarda invece la Route 66, l'unico luogo e attrazione è questo diner che adesso andremo a visitare dall'interno. Ma vado e ricordate, yo bitches! Sembra davvero di essere all'interno del film American Graffiti, un grande film, diretto da chi? Se non lo sapete, andate a confessarvi. E naturalmente non poteva mancare un mitico milkshake al cappuccino. A 2 ore di macchina da Albuquerque, eccoci arrivati a Gallup, sempre nel New Mexico. E quello davanti a voi è un hotel storico nel quale hanno alloggiato star del cinema del calibro di Gregory Peck, John Wayne e Jane Fonda mentre giravano alcuni film western. Siamo lasciati alle spalle il New Mexico e siamo ufficialmente in Arizona, lo stato del Grand Canyon. Ed ecco un altro luogo storico sulla Route 66, molto fotografato, che si trova all'interno dello stato dell'Arizona. Ed eccoci appena arrivati a questo meraviglioso National Park. Questo è sicuramente il punto più famoso di questo parco nazionale, chiamato Painted Desert, il deserto dalle sfumature di arancio, rosso, marrone, bianco e persino rosa. Da questo punto panoramico si può notare un deserto formato da colline colorate, dai minerali depositati su questo terreno in milioni di anni, specialmente manganese e ferro. Prestate attenzione a quelle rocce in lontananza. Adesso zoomerò su di loro e scoprirete che cosa nascondono. Sono incisioni di più di 2000 anni fa. Questo punto panoramico invece si chiama Blue Mesa. Quello che vedete davanti a voi è un tronco risalente a 200 milioni di anni fa che si è trasformato in roccia. E questo processo è dovuto alla silice che nei millenni ha trasformato cristalli di quarzo che hanno lentamente sostituito la materia organica trasformando il legno in roccia. Un'intera vallata di tronchi d'alberi pietrificati. Vi posso assicurare che è proprio duro come la pietra. Sembra quasi di essere su Marte.
Lo so, non ci sono mai stato, però me l'immagino così. E dopo aver percorso 600 km in macchina da Santa Fe, eccoci arrivati nel nostro motel in Arizona, nella cittadina di Holbrook. E visto che siamo distrutti dopo 12 ore in macchina, abbiamo scelto il ristorante più vicino al nostro motel. E combinazione è un ristorante italiano, anche perché è l'unico aperto a quest'ora, visto che sono le 8:30 di sera. E per questa piccola cittadina è come se fosse mezzanotte. Mia moglie ha preso una pizza con salame piccante e funghi. Invece mio figlio ha scelto per una pizza gigante con salsiccia e peperoni verdi. Invece io ho scelto per una pizza media con olive nere e funghi. E logicamente mio figlio non poteva concludere la cena se non con il suo adorato tiramisù. E mentre sono le 10 di sera in quel di Holbrook, è l'ora di darsi la buonanotte. Con questo è tutto dall'Arizona. È stata una giornata intensa, ma molto molto soddisfacente. Ci risentiamo domani per un'altra avventura sulla Route 66.